La Quaresima è tempo di preghiera, di digiuno, di silenzio, un tempo per pensare a quanti sono meno fortunati di noi. E ogni anno la diocesi di Spoleto Norcia propone ai cristiani dei percorsi di aiuto a quanti vivono nel bisogno, quindi delle attività a sostegno della Caritas diocesana. Ma quest'anno si è deciso di ampliare lo sguardo, di andare in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove c'è una missione delle suore della Sacra Famiglia di Spoleto, le nostre suore della Sacra Famiglia di Spoleto. E durante la Quaresima, la terza domenica, il 15 marzo, tutte le offerte raccolte nelle parrocchie della nostra diocesi saranno devolute per i bambini di Butembo, per costruire una scuola per questi bambini meno fortunati dei nostri bambini. E noi siamo a Casa San Giuseppe, a Spoleto, una casa per religiose anziane delle suore della Sacra Famiglia di Spoleto, dove è superiore da pochi mesi Suor Consuelo Zarrella, che è stata in Africa, Suor Consuelo, per più di 30 anni, dalla Libia alla Costa d'Avorio, per finire proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Ecco, Suor Consuelo, quest'anno la nostra Chiesa va ad aiutare concretamente il Congo, ma qual è oggi la situazione in quel paese africano? La situazione del Congo oggi, forse più che ieri, è veramente drammatica dal punto di vista politico-sociale. L'instabilità politica ha procurato una miseria incredibile. I lutti da non contare, i morti ormai non si contano più e di conseguenza le famiglie sono smembrate, i bambini soprattutto sono abbandonati, la schiera di orfani è interminabile. E proprio la nostra Chiesa andrà a sostenere la costruzione di alcune aule in un terreno delle suore della Sacra Famiglia di Spoleto a Butembo, aule per questi bambini meno fortunati. E qual è la situazione di questi bambini? Come, cosa fate voi per loro? I bambini che frequentano la scuola, in proporzione a quanti bambini si trovano, sono pochissimi, perché la scuola si paga. Le poche scuole che esistono, direi quasi tutte se non tutte, le fa la Chiesa. Sono le chiese che costruiscono le scuole, ma per la manutenzione si poggia tutto sulla retta che pagano i bambini. Una retta che è misera, e con questa misera retta si devono pagare gli insegnanti, c'è la manutenzione della scuola. Dovete sapere che in Congo nelle scuole non esistono libri. Incomincia a uscire qualche libro adesso per gli insegnanti. Gli insegnanti, la maggior parte, insegnano con gli appunti che hanno preso loro quando andavano a scuola. Quindi c'è un livello culturale molto basso e poi onestamente gli insegnanti insegnano senza stipendio o almeno una misera paga, quindi gli manca un po' anche la voglia di lavorare. In più hanno una famiglia da mantenere, quindi con quello che prendono a scuola non possono mantenere la famiglia, di conseguenza devono fare altri lavori nei campi. E quindi i bambini sono abbandonati a se stessi. Una volta sono rimandati a casa perché gli insegnanti hanno un consiglio. Altre volte rimandati a casa perché devono fare dei lavori dei campi. E più delle volte sono mandati a casa perché non possono pagare. Ecco, quindi questa sensibilizzazione della nostra Chiesa diocesana è molto importante per questi bambini della Repubblica Democratica del Congo, di cui ci sta parlando Suor Consuelo, e garantire loro un futuro, dare loro un'aula decente, dare loro dei libri di testo. Ecco, Suor Consuelo, cosa si sente di dire alla gente di questa chiesa di Spoleto Norcia per sensibilizzarla ad essere generosa? Il perché è importante ancora una volta? È importantissimo aiutare questi bambini, perché voi sapete che la povertà più grande è l'ignoranza. I bambini vanno a scuola con un quaderno, due quaderni, una penna in un sacchetto di plastica, non hanno niente. Vanno a scuola digiuni, tornano a casa e non trovano un pranzo. Mangeranno sì e no qualcosa la sera, ma nonostante tutto è bene aiutare le scuole ancora più che l'alimentazione,
perché se riescono ad avere un diploma, se riescono ad andare a scuola, un giorno la situazione potrà cambiare. La situazione del Congo è drammatica, ma se avremo delle persone che vanno a scuola, delle persone che hanno una cultura, delle persone capaci anche di ribellarsi quando è necessario, la situazione potranno cambiarla loro. Saranno il futuro di questo paese martoriato, dove a causa delle loro ricchezze la guerra non finisce mai. E allora la generosità della nostra Chiesa, dei tanti persone che vivono nel nostro territorio, può davvero contribuire a trasformare le spine di questi bambini in gigli profumati per un domani migliore per la Repubblica Democratica per il Congo.